Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò della separazione delle frequenze. Il make-up non sempre fa miracoli. Nella maggior parte dei casi riesce a coprire molti difetti, ma non riesce a eliminarli definitivamente. Per questo motivo noi dovremo operare in post-produzione. La separazione delle frequenze serve proprio a questo, a intervenire sul volto della nostra modella senza rovinare texture e colori. Infatti andremo attraverso questa tecnica a separare la nostra foto in alte e basse frequenze. Con le alte frequenze andremo a operare direttamente sulla texture. Con le basse frequenze noi andremo a operare sui colori e le tonalità del volto. Intervenendo separatamente sulle alte e le basse frequenze, riusciremo a correggere i difetti della pelle senza rovinare la foto. Molto spesso chi è alla prime armi non utilizza la separazione delle frequenze, ma preferisce intervenire direttamente con i pennelli correttivi sul volto della modella, rovinando sia colore che texture. È opportuno dedicare 5 minuti in più in post-produzione anziché rovinare la nostra foto. Per il mio video ho scelto questo volto. Come potete vedere è leggermente rovinato da dei brufoli. Quindi il mio obiettivo è quello di eliminare questi difetti mantenendo intatta texture e colori. Partiamo dal livello base e lo duplichiamo in alte frequenze e in basse frequenze. Il primo step sarà partire dalle basse frequenze. Per le basse frequenze andiamo su filtro, sfocatura, controllo sfocatura. Come abbiamo già detto, attraverso le basse frequenze noi interveniamo sul colore e sulla tonalità del nostro volto. Per questo motivo dobbiamo scegliere un raggio di sfocatura tale da non riconoscere i dettagli sul nostro volto, ma che al tempo stesso non deve essere troppo marcata. Man mano che aumento il raggio, aumenta la sfocatura. Se metto un raggio, ad esempio in questo caso di 50, vediamo che è troppo sfocato, non riusciamo a riconoscere tutto il volto, quindi andiamo a diminuire. Ad esempio nel mio caso metterò un raggio di 10 e diamo l'ok. Per le altre frequenze andiamo su immagini, applica immagini. Ora bisogna fare una distinzione, perché in base ai bit della nostra immagine cambieranno i valori che dovremo inserire. Andremo a selezionare come livello le basse frequenze e se abbiamo un'immagine a 8 bit, noi andremo a fare come metodo di fusione sottrai, scala 2, sposta 128. Se invece abbiamo una foto a 16 bit, come nel mio caso, impostiamo come metodo di fusione aggiungi, scala 2, sposta 0 e invertiamo il livello e diamo l'ok. Andiamo a modificare il metodo di fusione da normale a luce lineare. Se andiamo a raggruppare i due livelli alte e basse frequenze, possiamo notare che disattivando e attivando il livello non cambia assolutamente niente, perché la somma delle alte e le basse frequenze ci dà la nostra foto di partenza. Ora possiamo iniziare a lavorare sulla nostra foto. Parte eliminando i difetti del nostro volto e poi andremo a correggere il colore. Il mio consiglio è quello di utilizzare una tavoletta grafica, perché possiamo essere molto più precisi nella correzione dei difetti del volto. Photoshop ci dà diversi strumenti per poter correggere i difetti della pelle. Possiamo utilizzare ad esempio il timbro clone o il cerotto correttivo. Ogni fotografo sceglierà lo strumento più adatto alle proprie esigenze. Io preferisco utilizzare ad esempio il cerotto correttivo. In entrambi i casi ricordatevi di impostare un pennello dalla durezza media, ad esempio 50%, e la dimensione del nostro pennello uguale alla dimensione del difetto da correggere. Ok, partiamo con il timbro clone. Ricordatevi che sia per il timbro clone che per il cerotto correttivo, tenendo il premuto il tasto Option, permetteremo a Photoshop di campionare la texture. E andiamo a rimuovere i difetti. Ad esempio così, così, così. Vi ricordo che in questo caso noi stiamo solo operando sulla texture. Come potete vedere, con un prima e dopo già abbiamo un risultato. Ricordatevi sempre di campionare texture vicina ai nostri difetti, proprio per avere un effetto più reale possibile. Vedete come con una tavoletta grafica il processo risulta molto più veloce. Proviamo a utilizzare invece il pennello correttivo. Anche in questo caso si andrà a campionare la texture vicina e si andranno a rimuovere i nostri difetti.
Non preoccupatevi se il colore non è uniforme, perché andremo a intervenire sul colore successivamente con le basse frequenze. Come potete vedere, attraverso un prima e dopo, notiamo che la pelle è migliorata notevolmente. La seconda fase della separazione delle frequenze è quella di intervenire sui colori. Come andremo a intervenire? Attraverso le basse frequenze. È molto semplice, prendiamo uno strumento lazzo e andiamo a selezionare pezzi di pelle. Una volta selezionati i pezzi di pelle, andiamo sul filtro sfocatura, controllo sfocatura e sfochiamo. Ricordate di impostare lo stesso raggio impostato all'inizio, quindi nel mio caso 10, e andiamo a sfocare. Continuiamo così, ad esempio, anche sulle altre parti del volto, ad esempio sulla guancia. In questo caso basta andare sul filtro e ricliccare controllo sfocatura. Possiamo vedere che i colori diventano molto più uniformi. Andiamo a sfocare, possiamo prendere anche pezzi di texture molto piccoli, come in questo caso. Continuate così fino a quando non ottenete un colore più o meno uniforme. Molto spesso succede che, in rispondenza di un difetto della nostra pelle, ci sia un colore un po' diverso, ad esempio come un brufolo o una cicatrice. Quindi, lo scopo delle basse frequenze è proprio sfumare questo colore per renderlo più uniforme possibile con il resto della pelle. Se ora andiamo a confrontare la foto di partenza con quella ottenuta con le separazioni delle frequenze, notiamo che la nostra foto è nettamente migliorata. I difetti da texture sono scomparsi e la texture è rimasta intatta e il colore è molto più uniforme. Oggi vi ho spiegato la tecnica della separazione delle frequenze, attraverso la quale non riusciamo a correggere i difetti della pelle, mantenendo intatti texture e colori. Spero che questo video sia stato utile. Se vi è piaciuto, mettete like e commentate e ci vediamo al prossimo.